Signore e signori, noi del Pupkin Cabaret, come probabile prossimo candidato a premier alla guida del nostro paese, potevamo proporvi candidati del calibro di Fabrizio Corona o Maria De Filippi, insomma un uomo e una quasi donna capace di rappresentare degnamente il nostro paese dopo la parentesi del governo tecnico, il punto e virgola della crisi, l'accento circonflesso della finanza. Insomma, qui solo per voi, solo per noi, solo questa sera, abbiamo il piacere di presentarvi... Questo sarà il fior di loto, lo sbocciamo. Insomma, il candidato del Pupkin Cabaret, prego, entri il candidato, super musica! Entri il candidato, Amici, cittadini, concittadini, indigeni e autoctoni, lavoratori autonomi, automuniti, militi esenti, celebi, scapoli e ammogliati, tassisti, farmacisti e capotreni. Noi del partito, a volta a destra, a volta a sinistra, ma a volta al centro, proponiamo una opposizione di governo che finalmente governi sapendo opporsi e che allo stesso modo si opponga mentre governa, unendo così gli schieramenti contrapposti e contrapponendo gli schieramenti uniti in un'unica idea di democrazia bipolare, ma anche no, proporzionale, ma anche no, presidenziale, ma anche no. Noi siamo per una politica che sappia, quando il centro si sposta, fare un saltino verso sinistra in modo da far risultare tutto più a destra. E qualora il centro si sposti verso sinistra, faccia un balzo verso destra, facendo risultare tutto più a sinistra, rimanendo altresì inequivocabilmente al centro, ma al contempo spostata ai due lati. Noi supportiamo in egual misura governi tecnici, pirotecnici, poliedrici, ostetrici, paramedici e ortopedici. Noi siamo per ridurre lo spread, rialzare il PIL, tassare i bot e farci lo yacht. Noi siamo per il centralismo decentrato, per il federalismo centrale confederato, per il divorzio per tutti gli scapoli e a favore del matrimonio annullato tra gay. Siamo con chi lotta ad organizzare o a disorganizzare la criminalità organizzata, per unire la separazione delle carriere e poi riseparare e poi riunirle. Noi siamo per il sussidio di disoccupazione dato e poi ritirato a chi dimostri che è impiegato, per l'uso intensivo del preservativo, ma bucato. Noi siamo sia per l'alta velocità che per la bassa lentezza. Noi siamo per la pensione, per la scala a mobile bloccata, per lo scalone, per la scala a chiocciola, per quella a pioli, per l'ascensore, e siamo anche per la flessibilità rigida. Noi siamo per il pensionamento anticipato retrodatato, per i fondi pensione pagati con lo stipendio dei futuri pensionati, per le rendite tassate e per le tasse rendicontate. Casa e lavoro ai cittadini di casa nostra, lavoro domiciliare sottopagato per gli stranieri, tetto per i senza tetto, con seconda casa, terza mano, prima in grada, mano armata. La sanità. La sanità d'ora in poi sarà gratuita e obbligatoria. Ci si ammalerà gratuitamente, senza pagare nulla allo Stato, ma solamente in certi periodi decisi dal governo. Solo in quei periodi infatti sarà possibile venire curati. Il cittadino adempiente verrà curato a casacci da una qualche malattia qualsiasi, diciamo. Il tutto però senza cedere il passo a inutili allarmismi, pressapochismi, solipsismi, particolarismi, agriturismi e gargarismi. Il tutto nel solco di una tradizione liberale, riformista, sociale e socialista, tecnica conservatrice, progressista, solidale, liberista, anarchica e fascista, che viva nella nostra storia, ma che vivrà anche per sempre nel nostro futuro. Grazie, grazie. Bravo! Bravo, giusto, complimenti, bravo.
Grazie, buon uomo, si ricordi di me il giorno delle elezioni. Lo farò, lei ci ricordi quando viene eletto di mandare via i Borboni dalle panchine, ci ricordi. Lo farò, è sempre allegri, bisogna stare. Il nostro piangere fa male al re. Bravo, sempre così andata, è sempre così andata. Va bene, adesso sono finiti gli scherzi e si ricomincia da capo. Con una bella cosa, con una cosa che ritirerà sulle sorti della serata, la bella ragazza, come in tradizione. Quindi, se la matematica non è un'opinione, a quest'ora la nostra psicoattrice sarà già entrata nella sua settima personalità e quindi sto per presentarvi una grande attrice del nuovo cinema e del nuovo teatro italiano, voi preparatela per la musica, una grande attrice che è già una celebrità, perché è già stata ospite di Chiambretti, di Signorini e dell'Otto alle Otto e che solo un anno fa stava per essere eletta alla Camera dei Deputati per merito atletico-sportivi con l'anziano. Signore e signori, la bellissima ma soprattutto bravissima Maria Luisa Cacciotto, un applauso di incoraggiamento, grazie. Infatti noi l'abbiamo chiamata qui per le sue grandi doti artistiche, signorina, e anche perché sappiamo che tra pochi minuti ci omaggerà di una grande lezione di teatro italiano contemporaneo. Eh sì, ho portato qualcosa che ho scritto, perché è giusto sapere che adesso in Italia non basta essere attrici, sì, bisogna essere anche autrici. E quindi io ho scritto tutti questi monologhi ispirati ai problemi delle donne dei nostri tempi, sì, però devo confessare che non è tutta crusca del mio sacco, insomma. Shakespeare. William. Ah sì, William Edmund Shakespeare, sbaglio sempre. Allora, il titolo del monologo, sì, è Incubo di una notte di mezz'estate, la cellulite. Ah, quindi lei come problema importante delle donne ha scelto la cellulite. È fantastico, quasi teatro civile. Mi è un problema tragico, sa? Tragico, certo. Allora, adesso adotterei la posizione tragica tipica classica e guadagnerai il proserbio. Il proserbio? Il proserbio, sì. Il proserbio, sì. Vado? Vada, sono emozionatissima. E anch'io. Prego, prego, prego. Ah, perfidi accumuli adiposi che ingiuriate i nostri corpi, così come la pioggia autunnale deturba i colori della natura. Oh, cellulopatia adiposa, vendetta mandata dal regno infernale a dannare i nostri corpi e i nostri spiriti, che altrimenti sarebbero allegrelli e spensierelli. Donna, estrai dal tuo petto la punta insanguinata del nemico e divora la carne da te stessa generata. Da oggi tu puoi combattere il rilassamento cutaneo e donare tono e compattezza invincibili ai tuoi tessuti grazie al nuovo gel Scudo Cell Plus, alle molecole anti-age di papaya fermentata. Con la pubblicità dentro, molto moderno. Grazie. Molto moderno. Grazie. Brava, signorina, brava, signorina. In questi tempi, certo, sì, è importante autofinanziare la cultura e quindi anche nei teatri stabili, nelle rappresentazioni, bisogna inserire il nome dello sponsor e siano questi testi rappresentati classici che contemporanei, ci ecco. Contemporanei, va bene signorina. Comunque adesso se ci fosse tra il pubblico, sì, qualche spettatore distratto, no? Quelli, sì, che non leggono le riviste di gossip, ecco, si presenti, ci racconti qualcosa di te. Allora faccio come ai provini, guarda la telecamera. Allora, mi chiamo Maria Luisa Cacciotta e vengo da Conegliano Veneto. Come da Conegliano Veneto? Con questo accento da Conegliano Veneto? Ho dovuto studiare questo accento, perché se no non lavoravo. Adesso è importantissimo nel mondo dello spettacolo, del cinema, delle fiction, del teatro. Senza questo accento non si va da nessuna parte. Da nessuna. Allora, la nascita ho detto, giusto? Allora, a 17 anni, dopo un'infanzia travagliata, mi sono trasferita nella capitale. E lì ho subito vinto un concorso di bellezza, un sorriso e due chiappe per il Lazio. E proprio in quell'occasione sono stata dotata da un assessore al territorio. E ci mancherebbe, mancasse, che non mi notasse. Con tutto quello che avevo speso in operazioni e in scuola.
politici, sì, che instradano le belle ragazze dal mondo dello spettacolo. E non solo politici, ah, no, sono state tantissime le persone che mi hanno instradato per farmi arrivare dove sono ora. Pensi che ho appena uscito nelle sale il mio ultimo film, che si intitola Regalo di Natale, va bene per Pasqua 2 e 3. In che senso 2 o 3, scusi? E ci siamo portati avanti col lavoro, c'era tempo, abbiamo fatto 2 al prezzo di 1, diciamo. Ah, certo, perché nei momenti di crisi bisogna lavorare il doppio per reagire, quindi, vabbè, ho capito. Però ci racconti adesso com'è nata la sua vocazione, la sua passione per la recitazione? Ah, guardi, io fin da bambina sentivo questa passione, questa vocazione per il mondo dello spettacolo. Guardando la TV e vedevo queste bravissime, bellissime attrici italiane del Passaparola, del Striscia la Notizia, della Sale l'Ultima, degli Uomini e Donne, Ma vabbè, ma non occorre che ci faccia tutto il palinsesto horror degli ultimi vent'anni. Insomma, le guardavo, però sentivo che non ero brava e bella come loro, no? Che dovevo migliorare la mia immagine per essere come loro. E così mi sono offerta come cavia a fare centri laboratori all'avanguardia nella modificazione chirurgica del corpo. Certo. Ed operazione dopo operazione, insomma, sono diventata una macchina del sesso. La donna chirurgicamente modificata. Modificata, sì. Certo. Modificata. Modificata, sì. Modificata. Si è incastrata, cosa è successo? Modificata. Modificata. Buonasera, sono Stupid Silicon Girl. Sono la nuova frontiera della politica, dell'economia, dello spettacolo. Sono tutto quello che un uomo vuole accanto a sé. Un concentrato dei modelli pubblicitari televisivi occidentali. Una via di mezzo tra una showgirl, una pornostar e una affettuosa badante diciottenne. So cucinare, so consolare e capire l'uomo nei suoi momenti di difficoltà e so anche simulare appaganti orgasmi che gratifichino il suo orgoglio maschile. Ah, ah, come sei bravo! Ah, ah, come faccio l'amore con te, non lo faccio con nessun altro! Ah, ah, come ce l'hai grosso! Comprate Stupid Silicon Girl, che è dotata di labbra prominenti in gel siliconato resistenti ad alta e bassa temperatura, capezzoli a inturgidimento immediato in 0,5 secondi, posteriore sodo in tessuto, anticellulite e materiale antiscivolo per una migliore presa maschile. La chirurgia estetica salverà il mondo. E ricordate, la chirurgia estetica non è, come dice qualcuno, il burka dell'Occidente. Anche perché il burka te lo puoi togliere. Una protesi è